gestire la glicemia possono essere utilizzati diversi tipi di insulina. Valori glicemici elevati richiedono sempre la somministrazione di insulina per via sottocutanea. Vediamo insieme le sedi per le iniezioni sottocutanee. Addome. Distanziarsi almeno 5 cm dall'ombelico. Regione anterolaterale delle cosce. Regione latero-posteriore delle braccia. Area ventrale superiore e dorso glutea. È importante controllare sempre il sito di iniezione dell'insulina, poiché praticare iniezioni sempre nello stesso sede può provocare arrossamenti, ematomi e gonfiori. È quindi consigliabile ruotare i siti e ruotare i lati. Vi mostriamo adesso come seguire l'autosomministrazione dell'insulina. Prima di procedere, prepariamo tutto il materiale necessario. Penna preriempita di insulina, ago da avvitare alla siringa, batuffolo di cotone con disinfettante, contenitore per lo smaltimento dei rifiuti taglienti e gel antisettico. Lava accuratamente le mani o utilizza il gel antisettico. Rimuovi il cappuccio della penna e pulisci la punta del serbatoio con alcol. Rimuovi la pellicola protettiva dall'ago e avvitalo sulla siringa. Tieni la penna in verticale e picchietta per forzare qualsiasi bolla d'aria verso l'alto. Seleziona una dose pari a 2 unità per permettere la fuoriuscita delle bolle d'aria. Tieni la penna verso l'alto e premi lo stantuffo, verificando la presenza di una goccia di insulina sulla punta dell'ago. Dopo aver identificato la sede di iniezione, disinfetta l'area prescelta per la somministrazione. Carica la penna selezionando sul dosatore un numero di unità di insulina pari alla prescrizione medica. Crea una plica cutanea tra pollice ed indice. Inserisci l'ago a 90 gradi e premi lo stantuffo fino all'arresto della corsa. Prima di estrarre l'ago, conta fino a 10. Questo permette un miglior assorbimento del farmaco nel sottocute. A questo punto tampona delicatamente la sede di iniezione senza sfregare o massaggiare. Ricordati di smaltire i taglienti nell'apposito contenitore una volta finita la procedura.